Visto che tutti i servizi televisivi sono fatti a metà e mancano di un pezzo fondamentale, che sono le domande ai grillini sul tema dei vitalizi, e nemmeno i cronisti delle Iene trovano il coraggio di fargliele puntualmente, alcune domande le faccio io, visto che le Iene non sono venute a cercare me dopo il famoso patto delle Iene. Il patto prevedeva un mese per tagliare, erano i primi di aprile e il 1º maggio sono scattati i tagli ai vitalizi per 2 milioni e mezzo dell'ufficio di presidenza. Siamo andati in ufficio di presidenza perché Di Maio ha detto la legge Richetti non serve a nulla e noi l'abbiamo seguito per le scale dell'ufficio di presidenza e abbiamo visto che quando ha fatto la proposta lui non c'era neanche un taglio e noi abbiamo provveduto a farla. Dopodiché dice serve la legge Richetti. Io gli ho risposto bene, aspettiamo che anche il Senato faccia quel taglio. Guarda caso, proprio ieri il Senato rinvia il taglio perché se c'è la legge. Il primo risultato che ha ottenuto il Movimento 5 Stelle è rimandare il taglio di questo odioso privilegio del vitalizio. Sapete cosa vi dico? Andiamo in aula. Andiamo in aula subito, quando volete. Ma fategliele due domande a Di Maio, a Fico, a Di Battista. Perché ci hanno messo 2 anni a svegliarsi sul tema dei vitalizi? E perché lo fanno solo ora, quando mancano comunque pochi mesi alla fine della legislatura e questo bicameralismo perfetto e paritario forse non consente di approvarla? E perché invece quando loro hanno chiesto a Richetti possiamo firmare la tua legge, Richetti ci ha messo 2 secondi a dire sì, non 2 anni? Allora a tutti quelli che mi stanno scrivendo che delusione, vi dico guardate a chi fa sul serio e non a chi fa per finta e non a chi vuole impedire sia il taglio, ufficio di presidenza, che il ricalcolo legge per arrivare a dire sui vitalizi non hanno fatto nulli. Non abbocchiamo.